nella grande espansione degli inferi esistono infinite quantità di fenomeni magnifici. La grande brillantezza di una stella collassata, l'agile danza della polvere cosmica attraverso una nebula. Ma una volta ogni 1000 anni il nostro angolo di realtà ci regala una vista incredibile dalle profondità più arcane del cosmo. Le lacrime di un colosso dimenticato iniziano a formare frammenti fatti delle speranze e dei sogni di ogni cosa vivente che non è potuta essere, condensati e lanciati nel cielo stellato in un'ultima abbagliante esibizione. Quella che agli occhi umani appare come una tempesta di meteore, noi possiamo vederle per com'è davvero: le lacrime di un gigante. Papà, possiamo andare a vederla un giorno? Sì, tesoro, te lo prometto. Quando quel giorno arriverà, nulla mi impedirà di essere lì con te. Buonanotte, gufetta mia. Buonanotte. Ehi, papà? 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 Sì, lo so! Saranno lì a breve! Certo che saranno attenti! Papà, che succede? A quanto pare tua madre non riesce a resistere per più di 2 minuti senza tutte le sue cose! Cosa? No, non la sto mettendo contro di te! Sì, Stella! Papà, questa cosa sarà risolta entro stasera, vero? Cosa? Oh, ne dubito. Conoscendo tua madre ci impiegheremo tutto il weekend. Non siate timidi adesso, rompete quello che dovete per farci entrare tutto. Ma stasera dovevamo... Tesoro, possiamo parlarne dopo. Tua madre sta facendo davvero la TROIA. Beh, come facevo a sapere che eri in grado di fare lo spelling? Non ti ho mai vista leggere. Tesoro, potresti aspettare, merda! Luni, voglio solamente parlare, cazzo! Cioè, wow, Luni, bel lancio! Sono fiero di te! No, 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 dai, no, 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 non lì! Oh, ai, Che cosa succede, tesoro? Oh, Blitz ha parlato con Luna riguardo al suo comportamento coi clienti. Credo soltanto che un paio di piccole modifiche potrebbero aiutarti con le persone, ecco. Io sono brava con le persone! Se sono così terribile, allora perché non mi rimpiazzi e basta? Vabbè, ecco, io forse potrei. Cosa? Forse lo farò, signorina! Sì, esatto, si chiama fare il genitore severo, quindi vai alla tua scrivania! Signore, se posso permettermi di dirlo, stai facendo la cosa giusta. Se non riusciamo nemmeno ad assumere una receptionist qualificata, le persone come possono darci fiducia nel compiere massacri e mutilare i nemici? È una cosa buona per noi. Portami a vedere le stelle. Signore? Ma che cazzo? Luna! Oh sì, hai una visita. Dove sono? Ehi, questo è il mio territorio, troia! Prendi il tuo costume di merda e vattene da un'altra parte! Protesta! 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 Merda, merda!
merda merda, cosa stracazzo dico adesso a Stolas? Beh, sembri piacergli, signore, forse capirà. Ok, il mio cazzo è buono, ma non è così buono, Moxie. Signore, non credo che abbiamo altra scelta. Quindi che dovrei fare? Lo chiamo e gli dico: ehi, Stolas, tua figlia è venuta a farci visita, ha preso con sé il libro ed è andata chi cazzo sa dove e non siamo in grado di riportarla indietro, ok? Perfetto, allora, ciao! È andata meglio del previsto. Blitz! Ehi, puoi? Potresti? Come arrivo? Scusami, voglio solo sapere dove posso... vedere le stelle. Sì! Com'è potuto succedere? Lasciate che chiunque entri in ufficio e prenda artefatti incredibilmente potenti! Perché l'avrebbe fatto? Come facciamo a trovarla? Dov'è andata? Beh, c'è puzza di urina e disperazione, quindi... Los Angeles... Cosa? Bene, Luna, facciamo in fretta dentro fuori prima che qualcuno se ne accorga! Non sembra molto diverso dall'inferno. Va bene, mettiamoci al lavoro. Luna, fiuta! Come dovrei riuscire a fiutare qualcosa in questa città? Riesci almeno a fare una cosa giusta? E tu riesci a fare qualcosa sul quanto sei grasso? Non sono! Ha ragione, Moxie, non ti ucciderebbe mangiare un'insalata. Cosa? Ma non sono grasso! Ora andiamo con ordine, faremo questa cosa alla vecchia maniera e ci serviranno dei travestimenti. Nessuna possibilità che tu possa farne anche per noi, vero? Sfortunatamente no. Ho paura che senza il mio grimoire i miei poteri siano un pochino limitati nel mondo umano. Non ti ricordi i tuoi incantesimi? Oh, la tua memoria è così buona? Qual è il suo numero di telefono? Fanculo! Come pensavo! Ehi, piccoletto, perché non prendi questo dischetto? Questa è roba di livello superiore, fratello! Perfetta per darci dentro con la signorina. Oh, wow! L'hai fatta tu? Grazie! Ehi, 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 aspetta un secondo! La prendi e te ne vai? Ha detto grazie! $20, amico! Milli! Ci servono i soldi per pagare questo talentuoso artista! Puoi semplicemente darlo indietro, Mox. Milli! Questo artista ha messo cuore e anima in questo disco! Non posso darlo indietro come fosse spazzatura! Probabilmente lo è. Costume fighissimo, amico! I diavoli spaccano! Mi è venuta un... dove vai? Torna qui! Mi è venuta un'idea! E alla vostra sinistra potete vedere la casa di uno di quegli influencer che pensano di essere fighi solo perché fanno programmi televisivi! Ecco! Ah, guardate, gente! È il famoso youtuber Piper Pebbles! Cosa cazzo è un Piper che? Oh, cielo! No, 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 no! Non sono Piper Pebbles! Abbiamo solo la stessa maglia! Belly! Dove siete tu e quella puttana di tuo marito? You're my lovely little monster and I'll never say goodbye. I will kill for you until the day we die. Ecco a te, amico cantastorie. Ma che cazzo, amico? Levati dai coglioni, mi rovini gli affari. Andiamo, amore! Dobbiamo ritrovare Blitzprint! Ehi, volete comprare un quadro? Certo! Dove sono i servizi sociali quando servono? Finalmente, signore, l'abbiamo cercata dappertutto. Doveva essere sul set almeno un'ora fa. Ma di che cazzo stai parlando? Lei è la guest star di... Tesoro, sono a casa! Registriamo stasera, quindi entri in macchina e zitto. Oh, no, 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 non vado da nessuna parte con te, biscottino. Molto divertente, signore. Ora entri in macchina. Entri in macchina e stai zitto. Toglietemi le mani di dosso, brutti. Stola su un aiutino.
Pepone! Mi scusi, signore, io sono l'agente del signor Peponks e non credo che tu possa... Oh, che muscoli! Oh. Blitz, non abbiamo tempo per questo. Via potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere in pericolo. Tranquillo, ci penso io. Luni, tu trova via! Ci vediamo dopo! Sì, esatto, lavoro di squadra! È in buone mani. Datevi una mossa, si va in onda alle 5! Cosa? Io non posso essere in una sitcom! Il tuo ego ha avuto una crisi prima di firmare il contratto. Non conosco nemmeno le cazzo di battute, idiota! Per questo motivo il buon Dio ha inventato il gobbo. Non dovrebbe riscaldarsi? O qualcosa? Non possiamo, siamo in onda tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... merda! Non lo posso fare, non se ne parla! Non mi esibisco più, non da quando... Blitz? Se sai recitare anche solo la metà di come sai scopare, li lascerai senza fiato. Ora sbrigati, così possiamo tornare a cercare via. In bocca al lupo, caro! Azione! Che ne venga un colpo se non è il nostro caro vicino Ronny. Hai sentito quel terremoto prima? Di qualcosa! Sì! Era soltanto mia moglie che si alzava da letto. Sì, e poi la troia è caduta dalle scale e si è rotta l'osso del collo. C'era sangue ovunque e si è anche pisciata addosso. Briciola, lo hai fatto di nuovo! Questo è già il quinto divano quest'anno! Beh, sai, forse è il caso di trovarti una nuova padrona. Una che possa gestire il tuo comportamento. Posso farlo io, signor Ronny? Sarei felice di adottare Briciola e dargli l'attenzione che merita! Sì... Sì, ha senso. Tu dovresti adottarla. No, sono così carini e anche tristi. Beh, potresti adottare questo qui, un giovanotto forte, perfetto per qualsiasi lavoro vorresti fargli fare. No, non voglio un brutto bulldog. Vorrei qualcosa di adatto alla famiglia. Un regalo per la moglie, eh? Nessun problema. Abbiamo anche dei cerberi con più di 3 teste. E quella lì? Oh, lei. Lei è Luna. Che incubo. Seri problemi di comportamento. Sarà fuori dalle scatole il prossimo mese quando avrà raggiunto la maggiore età. Se chiede a me non farà mai nulla di buono. No, non potete portarmela via. Lei è mia e io le voglio bene! Ma signor Ronny, mi lasci avere il cucciolo? Su, me lo dia!
Non la toccare, brutto feto troppo cresciuto! Oh, questo vi fa ridere? Non è adatto a fare la madre, l'ho vista prima in camerino che si sniffava strisce di coca lunghe come il mio cazzo! Ronnie, credo che tu debba... Non toccarmi! State indietro, state indietro! Non potete portarmela via! No, pervertito! No, lasciatemi! Arrivo, Blitz! Scusate, mi dispiacerebbe... Ora andiamo a cercare le nostre figlie. Come mi hai trovata? Sì, in Instagram. Belle foto, comunque. Oh, grazie. Stai bene? Sono stata così stupida. Ho cercato tutto il giorno un luogo in cui vedere una... stupida pioggia di meteore. E tutto quello che ottengo è... questo. Sì, l'inquinamento è una merda. Sai, tuo padre è davvero preoccupato per te. Preoccupato ed è per questo che ci sei tu qui. Troppo occupato per mantenere la sua promessa e troppo occupato per venire a cercarmi lui. Preferisce passare il tempo ad urlare a mia madre. Perché odia lei più di quanto ami me? A volte non è così semplice. Questa merda è complicata. E tutti hanno dei problemi, soprattutto i padri. A volte commettono solo errori. Beh, quasi sempre. Questo non vuol dire che non ci tengano. Se ci tiene, dov'è adesso? È da qualche parte qua giù. È qui? E ti sta cercando. Voglio dire, cerca di dare un po' di tregua a tuo padre. Forse non farà sempre la cosa giusta, ma ci prova. Ed è più importante di quanto credi. Pronta ad andare? Sì. Ok, ora dobbiamo solamente trovare... Luna! Oh, dolce bambina mia, come stai? Ti voglio tanto bene, Luna! Ecco fatto. Papà, mi dispiace tanto. Sono così felice che tu stia bene. Ma cosa ti ha spinto a fare una cosa del genere? Non ti ho mai insegnato questo tipo di incantesimi. Volevo solo vedere le stelle come avevi promesso. Le stelle? Le lacrime del gigante. Oh, no! Oh, mia preziosa e dolce via, mi dispiace! Lo so, papà, tutto a posto. Sei qui adesso. Cosa cazzo è quello? La mia carriera da attore. Guarda quella, hai visto quella? Dove sono Moxie e Millie? Cavolo, l'arte è pesante! In marcia, signorino! You're my pretty ray of hellfire, and you set my soul alight. I'm aflame with love for you, my dove, you see. Moxie,
sweetly rotting past you on my heart as it decays. You're the stench of evil clinging to my every dying day. You're the melody in every song. You're the reason nothing's ever wrong. You're the first thing that I think of when I wake anew to kill again. You're my lovely little monster, and I'll never say goodbye. I will kill for you until the day we die.